Taranto è la città che ha fatto innamorare i miei genitori ed è la città che mi manca sempre di più ogni qualvolta mi allontano dal nido. Ma come parli bene? Oh, grazie. Ma complimenti, ma come parli bene? Ma Jet Pins, Gastab... Ah, che bella Taranto, sono venuto a degustare. Ah, no, sei ancora tu? No, 13 anni fa hai detto questa cosa, te lo devo dire, ma come parli bene? Raga, il voice over fatelo voi, Piero! Fondata dagli Spartani, Taranto non ha mai smesso di combattere, soprattutto quando ti bloccano in auto, perché qualcuno ha parcheggiato in doppia fila. Oh, acqua su! Ma dove hai preso la patente al conservatorio? Sono 3 ore che sto suonando! Aspetta, pago queste 2 birre e arrivo, una! E meno male che sono 2 birre! Perché a Taranto tutto ciò che supera di numero l'1 sono 2. Non mi chiedete il perché. La città ha avuto molte influenze nel corso della storia. Greci, aragonesi, milanesi in vacanza ad agosto o chi torna dall'università d'estate. Ma no, ragazzi, sono sazio. Sarà tutta colpa dell'ape che ho fatto prima. Ma nessuno può farmi uno sprizzino? No. Brucia. Lo sprizzino vuole! Ma beviti una vaffa, dai! Ah, non so cosa mi sia successo, è stato un attimo... Troppo tardi. Quando un tarantino parla milanese, una nonna del sud... No! Taranto, oltre ad essere bagnata da 2 mari, ha alcune delle più belle coste del mondo. Ma così belle che un tarantino può anche andare alle Maldive, ma dirà sempre «Sì, bello, però vuoi mettere con un mare di Taranto Nuestro?» Insomma, il nostro mare ci piace così tanto che ci andiamo anche di notte. Quindi adesso devo raccontarvi della puccia. Allora, la puccia è un panino, ma più grande, ma anche più larga. Perfetta. Si apre a metà, si mettono le patatine, o gli uccelletti, o la salsiccia, o i wurstel, o l'hamburger, perché prendiamo anche influenza dall'estero. Poi ci metti le salse e mangi. E prendi più o meno 5 kg. Che tu fai la dieta tutto l'inverno e poi... Vabbè. No, no, nonna, non la voglio l'impepata di cozze. No, nonna, sono le 5 del pomeriggio. Ti piace il mare? Allora riso, patate e cozze. Ti piace bere? Abbiamo la raffo. Sei a dieta? Abbiamo le pagnottelle, ma poi tanto altro, le pettole, i frutti di mare, la pasta al forno di nonna, l'olio! Vabbè, avete capito. Qua si beve raffo e si mangia bene. Ed è grazie a questi prodotti se possiamo dire che a Taranto siamo tutti una grande famiglia. Ma zio Umberto? Perché zio Umberto? Ci appartiene? No, ci appartiene, a nessuno appartiene. Quello era il dirimpettaio di quando abitavamo a casa vecchia, ti ricordi? Però perché lo chiamo zio da 30 anni? Quello ha fatto da testimone a tuo padre. Ha fatto da non so che cosa a tuo fratello. Ci sapevo quando a Raffa si hanno bevuto tutto quanto insieme. Quello è più zio di tuo zio, senta a me. Infatti io ho più o meno 20 zii che non sono zii. Sono... vabbè, avete capito. No, perché, ditemi, che ne sapete voi del ponte girevole, che è l'unico ponte d'Europa ad aprirsi lateralmente, dei cornetti notturni presi con gli amici. Cornetti, non brioche. E tranquilli, ogni comitiva ha l'amico che non sa mangiare e si sbrodola. E se non lo trovi, forse sei tu. I teatri con più di 100 anni, dove a volte nelle ultime file abbiamo... che avete capito? Abbiamo visto film bellissimi. Oppure le giornate passate in Villa Peripato. Nascosti lì dentro per non farti trovare dai tuoi quando facevi filone a scuola. O l'affascinante città vecchia, piena di storie e tutta da scoprire. Taranto è tutto questo. Una città con problemi, certo. Ma nonostante tutto, io non ho mai conosciuto nessuno che quando ne parla non lo faccia con amore. È possibile innamorarsi a prima vista di un luogo come di una persona. Io non so darvi una morale a questa storia, ma ho una sola certezza. Puoi diventare un dottore, un ingegnere, un agente immobiliare, essere andato via o essere rimasto a lottare nel tuo territorio. Ma l'estate tornerai sempre a bere una buona birra a casa tua, perché certe cose non dovrebbero cambiare mai. Raga, ma Mirko? Ma perché capitano tutte a me? Ma dov'è finito questo? E dov'è che mica te la patente? Al conservatorio! Che divertente! È la seconda volta che me lo dicono oggi! Va bene, aspetto!